Si parla del consuntivo di bilancio per Chieti e poi il Partito Democratico fa una particolare rappresentazione di quello che è stato il parere negativo di quello che riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti. Mostra le mutande, il che significa? Che è un modo per rappresentare un dissesto. Il comune di Chieti è sull'orlo del dissesto finanziario. Il sindaco di Primi e la sua maggioranza hanno avuto il coraggio di approvare il bilancio consuntivo con il parere contrario dei revisori dei conti. Questo è un atto gravissimo che mette a rischio il futuro di intere generazioni della nostra comunità. Come Partito Democratico e come centrosinistra da 4 anni solleviamo l'attenzione su questi problemi e con una forma di protesta rumorosa abbiamo cercato di far percepire ai cittadini di quanto grave sia la situazione finanziaria del comune di Chieti. Di Primio rigetta le sue responsabilità, fugge dalle responsabilità, fa vittimismo e cerca di arrivare ad ottobre quando, come già fatto negli scorsi mesi, aumenterà ancora la pressione fiscale riducendo ulteriormente i servizi sport, sociale e opere pubbliche. E la città di Chieti non merita questo trattamento. PD dice da noi, attribuisce a noi la colpa, com'è possibile? È incredibile che si attribuisca la colpa quando da 4 anni e mezzo il sindaco di questa città ed è da 25 anni che Umberto Di Primio e molti consiglieri del centrodestra guidano il comune di Chieti. È incredibile come si cerchi di scaricare le responsabilità quando invece le responsabilità dovrebbero essere assunte di fronte ai cittadini, perché non è possibile che una comunità grande come quella di Chieti venga ridotta in mutande da un'amministrazione comunale.